Quando i bambini insegnano ai grandi. Eccoli sul palco dell'auditorium i protagonisti del progetto Crea la tua giornata della cortesia per Roma, un'iniziativa dedicata al senso civico e alle buone maniere che ha coinvolto 69 classi di 30 scuole primarie dislocate su tutto il territorio romano per un totale di 1.600 bambini. Una manifestazione promossa dalla Fondazione Insieme per Roma in collaborazione con l'Assessorato alla Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale. È stata un'occasione per lanciare questa giornata della cortesia, che è una cosa penso che debba rimanere e debba andare oltre gli assessori, debba diventare una giornata che resta per la città indipendentemente appunto dalle amministrazioni. Il progetto lanciato lo scorso dicembre ha visto le diverse classi impegnate nella realizzazione di un decalogo delle buone maniere, un elaborato grafico sulla città vista dai loro occhi su come la vorrebbero e uno slogan che sarà utilizzato in occasione della seconda giornata della cortesia per Roma prevista per il prossimo 5 e 6 maggio. Uno slogan molto carino che è rispetta Roma a piedi, in bici o in carrozzella, non c'è il mondo città più bella, quindi ci trasferiscono l'amore per la loro città, però allo stesso tempo l'importanza del rispetto e diciamo, di essere responsabili nei confronti di quello che tutti quanti viviamo. Il lavoro delle classi è stato documentato nel cortometraggio intitolato Chi la fa l'aspetti. Sul palco dell'auditorium anche il sindaco Gianni Alemanno e gli olimpionici Valerio Cleri e Andrea Lucchetta. Un pallone! C'è stato un messaggio dei bambini che l'ha particolarmente colpito? Il messaggio dei bambini che ci ha colpito è proprio la richiesta da parte loro di una maggiore, diciamo così, delicatezza, una maggiore attenzione, di minore aggressività, cioè ecco, proprio da loro che magari ci possono sembrare magari più vivaci, più scalmanati, altre cose, proprio da loro ci viene un invito agli adulti a stare più sereni, più calmi ed essere molto meno aggressivi. Ma è una giornata meravigliosa in cui i bambini possono comunque in ogni caso tirare fuori il meglio della loro creatività in funzione di una città vivibile, sostenibile, facendo comunque in maniera molto cortese un decalogo di frasi, di disegni che hanno comunque descritto la loro passione per la città, come vorrebbero comunque una città più vivibile, più a portata di bambino, ma poi soprattutto condividendo quello che è un grandissimo valore, che è il valore della limpidezza, della purezza di questi bimbi che comunque tirano ancora fuori dei messaggi importanti.